Un sogno atteso da anni, un traguardo ambizioso per la malamano Crez Reusia che dopo anni di purgatorio in Serie B c'entra la Serie A2. Adesso occorre rinsaldare la formazione con nuovi innesti, ma siamo certi che il presidente Girasi e il suo staff di collaboratori sapranno fare le cose in grande. Tanti sacrifici, ma alla fine ce l'abbiamo fatta, ci siamo riusciti. Quest'anno siamo partiti con questo intento e alla fine l'abbiamo raggiunto. Quindi... Presidente, che campionato sarà l'anno prossimo? Oggi lo festeggiamo, l'anno prossimo vediamo. Cioè, ci stiamo organizzando, quindi abbiamo bisogno di un po' di tempo per organizzarci, ma riusciremo anche l'anno prossimo a fare qualcosa di positivo. Speriamo. Tutto il ritorno del grande pubblico. Bah, sì, effettivamente siamo riusciti ad attirare qualcuno, anche se oggi manca qualche componente, però c'è un po' di pubblico finalmente sugli spalti. Merito comunque a questo gruppo. Sì, merito al gruppo affiatato, solido, sono ragazzi che hanno cominciato a 14 anni, ne hanno la media di 21-22, quindi è sempre lo stesso gruppo e è così, è andata bene. È stato un campionato a dir poco entusiasmante, tra alti e bassi, ma la squadra ha reso fino all'ultimo e ci credevamo fin dall'inizio. E, che dire, solo finalmente a Ragusa la possibilità di ritornare ai vertici delle classifiche della pallamano. L'anno prossimo Serie A2 si deve ricominciare una nuova stagione con entusiasmo e meglio di quest'anno sicuramente. Grande trionfo, meritato secondo me, quest'anno abbiamo avuto un sacco di problemi, io ho dovuto smettere anticipatamente di giocare, Renato Savarese ha avuto problemi per i fatti suoi, abbiamo chiuso il primo girone, cioè l'andata bene tutti assieme, però siamo riusciti a ritornare... Allora niente, come vedete abbiamo sudato molto questa partita. Dunque il primo girone l'abbiamo chiuso diciamo bene, poi abbiamo dovuto fare il conto con un sacco di infortuni e questo ci ha fatto perdere un po' di punti. Comunque penso che abbiamo dimostrato in campo che il lavoro che abbiamo fatto durante gli allenamenti, i ragazzi sono allenati duri, sono stati sempre presenti, sono stati sempre attivi durante gli allenamenti, quindi tutto questo sicuramente è un premio a loro che si sono impegnati tantissimo e anche alla città di Ragusa che finalmente vede ritornare la 2.